E ora, parlando di DS, vediamo le news del mese di giugno di DS Automobiles. A volte i miti si incontrano. È successo a Parigi, dove si sono incontrati Marilyn Monroe, icona sexy del XX secolo, e DS, auto d'avanguardia per eccellenza. Una serie di scatti inediti dell'ultimo servizio fotografico realizzato da Bert Stern per Vogue sono esposti fino al prossimo 6 gennaio al DS World di Parigi, fra le DS attuali e quelle che la diva avrebbe guidato se fosse vissuta in Europa. Altre volte dall'abbinamento fra DS e il mondo dello stile nascono automobili speciali, come la DS3 Inès de la Fressange, un'edizione limitata dedicata allo chic parigino, interpretato dalla modella e icona francese della moda degli anni 80, oggi scrittrice e direttore creativo di una propria maison. DS3 Inès de la Fressange è blu con il tetto bianco Absolu e richiami di un inedito rosso Inès, sulle conchiglie dei retrovisori e nell'abitacolo sulla plancia, ben abbinata alla pelle del volante e della leva del cambio. Un altro colore esclusivo, il grigio platinum matte, caratterizza invece l'ultima proposta DS, un'edizione limitata di DS4 Crossback, battezzata Mundust. Elegante e raffinata, esalta la promessa d'avventura della DS4 Crossback, valorizzandola con tecnologia d'avanguardia e interni esclusivi, come plancia e volante in pelle pianofiore, realizzati dai migliori artigiani francesi. Proprio la ricerca delle eccellenze artigianali ha portato alla creazione dell'operazione DS Driving for Excellence, un viaggio a tappe raccontato in video alla ricerca dell'amore per il dettaglio e la realizzazione di oggetti di pregio, valori che DS ha fatto propri nei suoi modelli. L'ultima puntata di DS Driving for Excellence ci porta a Verona, a bordo di una DS5 Performance Line, per conoscere una delle più antiche tipografie artigianali ancora in attività. La ricerca dell'eccellenza in DS si coniuga con l'innovazione tecnologica che trova la sua massima espressione sportiva nel campionato mondiale di Formula E, dove DS Virgin Racing sta rimontando posizioni in classifica generale, nella quale occupa la quarta posizione, grazie ai buoni piazzamenti ottenuti nel doppio appuntamento di Berlino. E così ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, noi tra poco ritorniamo con l'ultima parte di questa puntata di Motor News e con Alfa Romeo e Peugeot e Citroën nelle corse automobilistiche. A tra poco.